Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Nocera Terinese, al convento dei Cappuccini, per la presentazione del libro I Titani del Reventino, in compagnia di uno degli autori, ovvero Giovanni Serianni, e l'altro autore poi è il professore Raffaele Spada, al quale chiediamo l'importanza soprattutto di questo libro per il territorio nel quale insomma è stato scritto e cosa possiamo trovare all'interno di rilevanza sociale e soprattutto storica. E allora ci sono tutte le vicende che sono avvenute ai piedi del Reventino e sul Reventino, partendo dal periodo dell'invasione degli Enotri con il re, mitico re Italo, che si trasferì dalla Grecia sulle coste ioniche, e dal nome poi di Italo, Ottaviano Augusto diede il nome a tutta la penisola italiana. Tutta la zona che si trova ai piedi del Reventino mostra tracce di presenze umane che addirittura sono le più antiche d'Italia. Infatti Dario Leone ha dimostrato che a Caselle di Maida ci sono chopper, denticolati che risalgono a 500-600 mila anni fa, e tutta questa zona dallo Ionio al Tirreno, perché poi questi abitanti che venivano dalla Grecia si accorsero che questa striscia di terra era la più stretta d'Italia e si poteva passare con una giornata dallo Ionio al Tirreno. Prima vennero create le colonie lungo il perimetro della costa ionica, poi cominciarono a creare le subcolonie nella parte del Tirreno. Tutti conoscono insomma la storia meravigliosa della colonizzazione greca: Tarentum, Metapontum, Sibari, Croton, Locri, Crotone ha ospitato la famosa scuola pitagorica, Locri con Zancle, Nossi della poetessa, Sibari è rimasta proverbiale per la sua vita piacevole, per le raffinatezze, e addirittura era la più grande città d'Italia, si parla di 300.000 abitanti. E questi resti vengono piano piano alla luce, scolagium. Abbiamo visto che durante gli scavi, addirittura casualmente durante gli scavi della cittadella regionale, sono venuti fuori delle anforette con degli scheletri. Poi durante i lavori dell'allargamento della galleria del San Sinato sono venuti fuori piatti e vasi. E andando avanti, poi parlare nella zona nostra di Lamezia, la professoressa una professoressa del liceo scientifico di cui mi sfoggio il nome, comunque con gli alunni, avvisata dalla sovrintendenza archeologica di Reggio Calabria, le consigliava di effettuare degli scavi o di recarsi in campagna quando specialmente i contadini piantavano gli ulivi. E durante queste osservazioni ha portato alla luce delle monetine e tantissimi pezzi che adesso fanno parte per metà del museo di Lamezia. Probabilmente il sovrintendente all'archeologia, la professoressa del liceo scientifico, si chiamava la professoressa Purri Siviglia, e non vogliamo dimenticarla, Vincenzina. E probabilmente l'archeologo aveva letto un libro di un gesuita proprio di Terina, il quale diceva che spesso gli aratri dei contadini si arrestavano perché incontravano i ruderi delle greci, e quindi il territorio che noi calpestiamo è un terreno che va rispettato e va indagato, perché sotto i nostri piedi a Lamezia poi è stata trovata la famosa corona che si trova al British Museum, poi a Falerna c'è stata la villa romana di Pian delle Vigne, recentemente è stato trovato dietro in località La Principessa
vicino Campora, una villa romana, a Coringa ci sono le terme romane, quindi è una zona dove bisogna prestare attenzione per recuperare quello che è rimasto. Poi io parlo pure del brigantaggio che si è verificato durante il periodo francese. I neoborbonici un po' disprezzano l'arrivo dei francesi, invece la Calabria, tranne il periodo della Magna Grecia e il periodo svevo, il periodo federiciano, poi con l'occupazione spagnola, anche con l'arrivo dei Borbone, è stato tra la Calabria, le zone periferiche, hanno avuto l'interesse da parte dei regnanti, non c'erano strade, non c'erano scuole, si viveva nella miseria, la gente era tassata, addirittura chi voleva andare a Napoli verso la fine del Settecento faceva testamento perché non si sapeva se arrivava vivo. Addirittura ancora nel 1883, nonostante poi i francesi fecero la famosa carrozzabile, prolungarono la strada da Lago Negro, perché prima si arrivava a Lago Negro, fino a Reggio Calabria, ma ancora nel 1836 Settembrini, che aveva vinto il concorso per insegnare a Catanzaro nel liceo, impiegò da Napoli 9 giorni. Ed era stata terminata 3 anni prima la strada da Tiriolo a Catanzaro, altrimenti insomma il tempo sarebbe stato più lungo. Nessuno rischiava di attraversare la Calabria perché c'era sto brigantaggio, era gente che non poteva pagare le tasse e quindi le persone venivano considerate simili alle bestie. Duret di Tavelle, un ufficiale francese che era innamorato della Magna Grecia ed era uno studioso, cercava delle cartine geografiche presso i librai a Napoli e non le trovava, mancavano perfino le cartine che indicassero le strade. E rivolgendosi al libraio, il libraio gli consigliò di restarsene a via Toledo, sulla riviera delle Chiaie, e quindi lo sconsigliato di dedicarsi in Calabria perché era una terra. Poi la grande difficoltà del calabrese, la Calabria ha una storia drammatica. Dopo il periodo meraviglioso della Grecia sono arrivati i romani. I romani avevano bisogno di alberi, di legname e di pece, e portarono centinaia di migliaia di schiavi sulle alture della Sila, della Silva, dell'Aspromonte, e cominciarono a tagliare i boschi. Mentre prima c'era un equilibrio tra la pioggia, le piogge che cadevano, perché c'era uno spessore sulle montagne di 70-80 centimetri di humus, l'acqua veniva assorbita, però veniva ridata nuovamente nell'aria. I fiumi, e c'è Plinio il Vecchio che nell'Historia Naturalis dice che i fiumi erano navigabili, nel senso che, non, che si potevano scendere con lo zattere, avevano un corso uniforme proprio perché per quella presenza di boschi. Invece tagliati i boschi e le montagne, le precipitazioni meteoriche non trovarono più non vennero ammortizzate più dai rami e dall'humus, e la pioggia cominciò a dilavare, a creare frane, e allora si crearono queste fiumare che durante l'inverno erano impetuose, e lo si può vedere anche adesso che ci sono dei letti ghiaiosi enormi, e poi d'estate a guardarli c'è un filo d'acqua. Allora cosa accadeva? Questi fili d'acqua durante l'estate non riuscivano, avendo creato delle dune vicino alle coste, non riuscivano ad arrivare al mare, creavano stagni che era l'habitat ideale per la malaria. Quindi per 2000 anni noi abbiamo avuto la malaria che ha portato all'abbandono delle città della Magna Grecia, e i vecchi pitagorici dovettero, per vivere, dovettero risalire sui monti. Risalendo sui monti c'è un'aggressione
ulteriore, perché dovettero tagliare il legname per poter coltivare i boschi, per potersi costruire le capanne, e quindi la montagna venne completamente rasata, le coste vennero abbandonate, i contadini ci guadagnarono la vita, però persero la ricchezza e la possibilità di comunicare, e vissero, quindi avvenne un capovolgimento dopo il periodo Magno Greco della storia, un'involuzione, un ritorno all'indietro che è durato fino alla seconda guerra mondiale, perché la malaria, le zone costiere non potevano essere abitate proprio per la presenza della malaria, e venne debellata poi quando vennero gli americani durante la seconda guerra mondiale, che portarono il DDT. E infatti si vedono che tutte le costruzioni recenti sulle coste sono fatte di cemento armato, mentre si stava tutti nei paesini, isolati, senza strade. Io la ringrazio per l'intervista che ci ha rilasciato, soprattutto mi auguro che insomma questo lavoro abbia un seguito, che possa girare insomma per la Calabria e non so. Ma per questo l'abbiamo fatto, per diffondere queste conoscenze che secondo me mancano perfino ai docenti.